Mercati europei, sovranità monetaria e meccanismo europeo di stabilità sono stati questi i principali temi affrontati nel corso dell'incontro dibattito svoltosi all'interno dell'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, organizzato dal Movimento 5 Stelle. Presenti all'incontro Lidia Undiemi, ricercatrice di diritto ed economia, e la parlamentare Azzurra Cancelleri, componente della Commissione Attività Produttive. Noi, come Movimento 5 Stelle abbiamo raccolto le firme con dei banchetti in piazza perché intendiamo proporre un referendum che chiede ai cittadini se vogliono rimanere, nell'area euro o uscire fuori dall'euro. Noi abbiamo quindi iniziato un ciclo di incontri che informassero i cittadini su quella che è la situazione dei trattati economici europei e appunto sull'euro. Infatti l'Europa viene sempre vista come qualcosa di distante, di lontano, mentre in realtà le decisioni che vengono prese in Europa sono quelle che incidono maggiormente sulla nostra vita, soprattutto sul piano economico. Con il pretesto della crisi, i mercati finanziari, il capitale internazionale mediato politicamente rappresentato da organizzazioni internazionali si arrogano il diritto di travalicare qualsiasi limite democratico e imporre ai cittadini le riforme indipendentemente dalla scelta elettorale che viene fatta dai cittadini. Le riforme che ovviamente vanno in senso peggiorativo proprio perché servono ai mercati, al capitale internazionale ad imporsi sui cittadini, ad accumulare sempre di più profitto, si risolvono ovviamente in senso negativo per i cittadini, perché per esempio una di queste riforme è quella del lavoro, cioè la riduzione dei diritti dei lavoratori e della possibilità di avere un salario adeguato ai livelli di vita è uno dei presupposti per cui diciamo il capitale chiede appunto ai paesi di attuare queste riforme contro palesemente i cittadini. Siccome in un'ottica appunto di conflitto fra capitale e lavoro e di redistribuzione della ricchezza fra le due forze che si contendono appunto la stessa, nel momento in cui noi andiamo ad abolire quei diritti che proteggono i lavoratori e che consentono appunto di esercitare un certo potere contrattuale, è chiaro che dobbiamo aspettarci dei redditi inferiori, un benessere inferiore e soprattutto questo deve passare attraverso un indebolimento degli stati. È come se noi stessimo privatizzando la nostra democrazia e vendendola in cambio di aiuti finanziari. Questo è quello che sta accadendo, diciamo, in Europa.